Tu sei venuto alla sponda, non in cerca di saggi o di ricchi, e solo chiedi che io ti segua, Signore. Mai guardato negli occhi, sorridendo, hai detto il mio nome. Sulla spiaggia ho lasciato la barca e con te cercherò un altro mare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Riconosciamo i nostri peccati per celebrare degnamente questi santi misteri. Quante volte nelle tempeste della vita abbiamo avuto, cari fratelli, la dolorosa impressione che Dio fosse addormentato da qualche parte, che Dio fosse lontano da noi. Pensate quante domande escono dal nostro cuore, domande di accusa nei confronti di Dio. Per esempio, gli diciamo: perché nel mondo ogni giorno ci sono tante queste violenze? Ma ci siamo fatti anche la domanda, in questo tempo della pandemia, perché questo virus? Perché tutti questi morti? Perché tanti bambini ancora oggi nel terzo millennio muoiono di fame, mentre ogni giorno noi vediamo accanto ai cassonetti tutto questo cibo buttato così? Perché? Allora diciamo al Signore spesso: Signore, non ti importa di morte di tutta questa gente? È la storia di ciascuno di noi, lo scontro con Dio. Ma Gesù risponde a questo grido e dice ai suoi apostoli: ma dove sta la vostra fede? Perché siete così paurosi? Perché, da dove nasce la paura? Giovanni Paolo II, quando è venuto qui nel 1995, ha detto che la paura nasce dalla mancanza di amore. Quando tu non ami, hai paura. Hai paura del prossimo, così se non ami il Signore hai paura di Lui. Paura e mancanza di fede. Chi crede nelle proprie risorse, prima o poi avrà la paura. Chi crede in se stesso, avrà paura. Invece chi crede in Dio, trova sempre pace nel proprio cuore, anche nei momenti difficili della propria vita. Le prove, carissimi fratelli, ci sono e ci saranno sempre, per tutti. Perché proprio nella prova si vede chi crede in Dio, e nella prova si vede
anche chi si illude di credere in Dio. Il Vangelo di questa domenica ci assicura che Dio c'è, che Dio è presente. Ognuno di voi qui, l'ho detto in tutte le messe, ognuno di voi potrà venire qui davanti a questo leggio per dare la testimonianza di quel giorno o in quell'evento doloroso o gioioso nel quale avete toccato la presenza di Dio. Non è fantasma. Dio è presente non al modo che mi sarebbe più comodo, non come io vorrei, ma come Lui vuole. È presente. Dio è nel cuore delle nostre tempeste, perché Lui è il Signore della vita e guida questa storia, non verso il cataclisma, guida questa storia, perché come è nato il mondo bello, senza paura, senza peccato, che questo mondo possa sempre più fiorire di bellezza, di pace, di amore. Dio è presente attimo per attimo, non è un fantasma. Vi ricordate sicuramente i Vangeli dopo Pasqua, quando le prime apparizioni di Cristo risorto, no? E Gesù si presenta davanti a loro e dice: guardate, ho fame, datemi da mangiare. A Tommaso dice: prendi, metti quel dito dentro la mia carne, sono proprio io. E non essere incredulo, ma credente. Dio, noi lo incontriamo tutti i giorni. E Lui ci dice: fratello, figlio, mi importa di te, mi importa della tua vita. Tu sei importante per me. Mi importano i passeri del cielo. E tu vali più di molti passeri. Questa è la certezza che accogliamo da questa liturgia di questa domenica. Mi importa di te. E noi ci aggrappiamo proprio a questa verità, a questa certezza. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, a chi ha il cuore impietrito, duro, chiuso. Se non ci fosse Lui, come possiamo aprirci? Come possiamo cambiare la vita? San Paolo diceva: per grazia di Dio sono quello che sono. Noi possiamo e dobbiamo pregare, noi possiamo e dobbiamo impegnarci in questo cammino di fede bello, ma che costa indubbiamente tanti sacrifici. Però non da questo dipende la nostra santità, il nostro discepolato. È Gesù. Finché non entra dentro la nostra vita, non potremo produrre frutti come Lui si aspetta da ciascuno di noi. Allora permettiamo al Signore, cari fratelli, di risalire con noi nella barca. Riserviamo al Signore un giusto spazio affinché si senta ben accolto e con Lui possiamo e dobbiamo attraversare il mare della vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, auguriamo a tutti questo tempo di riposo, d'estate, di vivere proprio con molta serenità e soprattutto fede, no? Quello che ho detto, questa fede testimoniamola,
sono tante volte piccoli racconti semplici, ma possono cambiare il collega del lavoro, un amico. Ecco, questo tempo d'estate sia veramente vissuto nella grande serenità e soprattutto fratellanza. Noi abbiamo sofferto per causa di Covid, ecco, proprio queste distanze, no? Era terribile questo. Noi ringraziamo il Signore che stiamo tornando nella normalità, veramente le cifre che ci dicono oggi, ho guardato adesso, stanno veramente essere quasi azzerate, quasi. Però anche penso che le mascherine scompariranno prossimamente, però ognuno poi decide portarla, non portarla, diciamo, quando sempre con responsabilità, quando uno come si brucia lo sa, no? Come si deve comportare. Però viverla nella grande fraternità, perché è quello che questo tempo chiede, di essere fratelli, di essere vicino alle persone che sono rimaste sole, che sono rimaste scioccate, terrorizzate proprio appunto da tutte queste notizie che per tutto questo tempo abbiamo giorno per giorno sentito. Che sia un tempo proprio vissuto da veri discepoli di Gesù, il mondo veramente ne ha bisogno. Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo, il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dell'aurora tu sorgi più bella, con i tuoi raggi a far lieta la terra. E fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te.